rispondere a alcuni interventi riguardo soprattutto al tema della viabilità e Piazza Risorgimento. Innanzitutto devo dire che quando si fanno queste manifestazioni bisogna anche, perché si muove tanta gente, molti pedoni, e quindi bisogna anche valutare sotto il profilo della sicurezza. Il fatto che sia stata chiusa la corsia in entrata da Piazzale Risorgimento nelle giornate di domenica, quando viene fatta questa manifestazione, è stato anche calcolato che l'ingresso in piazza si può fare benissimo andando avanti 100 metri da via Santa Caterina, dalle poste si entra e si può accedere tranquillamente via Le Cossetti, via Le Trieste. E quindi quando ci sono le manifestazioni c'è anche la segnaletica che indica di procedere altri 200-300 metri per poter accedere chiaramente alla piazza e quindi entrare, quindi la viabilità non viene interrotta. D'altra parte il numero dei gazebi è tale che sulla piastra della piazza non è sufficientemente contenibile e tra l'altro, come dicevo prima, questo tipo di iniziativa sta sempre raccogliendo sempre un numero maggiore di adesione, che anzi l'associazione Pro Loco deve spesso rinunciare le adesioni proprio per ragioni di spazio. Però ripeto, soprattutto per ragioni di sicurezza, chiaramente viene chiuso questa corsia in modo tale di avere un luogo omogeneo soprattutto per quanto riguarda i transiti pedonali. Ecco, questa è la motivazione per cui viene corsa. Ritengo che comunque questa non vada ad interrompere, perché ripeto, basta fare 300 metri in più. L'idea è quella di aprire via Santa Caterina dall'altro lato, mi pare anche lì in via eccezionale, può creare più la via stretta, da questo, no? Sì, chiaro. Ad ogni buon conto, eventualmente qua l'assessore Nicola Conficoni, che mi ascolta, eventualmente potrà valutare questo. Per quanto riguarda, rispondo alla consigliera Marini, per quanto riguarda l'attività che è stata distolta, devo ricordare che l'iniziativa del mercatino è partita in piazzale Risorgimento proprio su quella piazza, è stata distolta momentaneamente durante il corso dei lavori ed è ritornata ovviamente con una nuova veste, con un nuovo look nella piazza originaria. Fermo restando che comunque nelle occasioni di incontriamoci, come non nelle varie iniziative, Piazza della Motta, da poi non è legge, da parte dell'amministrazione è tenuta in opportuna considerazione, proprio perché non venga tenuta e rivitalizzata il più possibile.